In quel tempo Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni. Ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati. Ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Il Vangelo di ieri si concludeva con Elisabetta che definiva beata Maria, perché ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. E Maria, invece di rispondere, canta. È un canto senza musica, è vero, ma sono le parole ad essere musicali, tant'è vero che vengono definite un cantico, il cantico della Beata Vergine, meglio conosciuto con il titolo di Magnificat, dall'incipit del testo latino. È il canto di Maria, ma più propriamente è il canto che Maria fa di Dio, perché Maria non vuole parlare di sé, lei si limita a magnificare e esultare in Dio e tiene puntato l'obiettivo su di Lui. Sono emblematici i verbi che usa, due sono quelli che riferisce a se stessa e ben 10 a Dio. Dio guarda, fa, dispiega, disperde, rovescia, innalza, ricolma, rimanda, soccorre, ricorda, dice. Attraverso questi verbi possiamo vedere la storia con gli occhi di Dio, una storia che attraversa le generazioni, accompagnata dal filo rosso della misericordia, che Maria sa cogliere perché in una posizione privilegiata, che però pochi ricercano, quella dei piccoli e degli umili. Umile viene da humus, che in latino vuol dire terra, polvere, e Maria, proprio perché si sente humus, può magnificare, cioè fare grande Dio. Ma Dio è già grande, si può obiettare. Sì, ma io lo colgo davvero così? E il mio spirito esulta in Lui o piuttosto si lamenta, brontola, pretende? Più faccio grande Dio, più mi si dilata il cuore, più sono capace di cogliere la bellezza che mi circonda, più so gioire per quello che sono e per quello che ho. Il Magnificat mi può aiutare in questo e lo posso pregare sempre, perché da secoli è il canto che la Chiesa prega al tramonto di ogni giorno, all'interno della liturgia dei Vespri, che se non riesco a pregare nella mia parrocchia o unendomi a una comunità religiosa, posso seguire anche su Pregaudio. Soffermiamoci in particolare sulle grandi cose che il Signore ha fatto. La più grande è una piccola piccola, un bambino, che in questo Natale nasce anche per noi, anche per me.